Qualcuno ha urlato pericolo? Ciao! Chi sei? Sono Massimo Renzo, ho fatto top 4 con Pericolo, mazzo più forte del meta, più forte di Cyber Drago. Questo sì, questo l'ho vinto in top 8. Ho vinto in top 8 contro Cyber Drago, sì, in Japan. Vabbè, inizia. Dai, partiamo con questo, siamo tutti curiosi, vai. Triple Bigfoot, Ciccione, 3000, entra a caso, spacca uno, fortissimo. Tripla Messi, carta chiave del mazzo, ti seccia una qualsiasi carta pericolo, must. Tripla Chupacabra e demone, quindi lo puoi scartare per portare, ti fa restare uno. E ma perché non so tutti i demoni? No. Allora un po' citato. Infatti, arrivati, un po' citato. E poi Tripla Jacob perché porta dal mazzo, è fondamentale. Notate, è l'unico che dice pericolo, con il punto interrogativo. Grazie, mica fa, è l'unico che non fa paura. Poi è fondamentale avere il massimo numero di danger possibili, perché comunque puoi triggerare sempre le carte da scartare, quindi è fondamentale avere i 12. Ok. Poi avere il reparto Darkward, triplo Grafa, fortissimo, spacca tutto, spacca reset. Triplo Snow perché devi vedere Grafa. Triplo Bro, ti fa pescare. È della sesta stagione. Bro! Ti fa pescare, più forte. Doppio Beige, ho giocato questo anziché il livello 5. Perché questo lo puoi fare normal e ti fa ricalare questo special graph, e quindi ti fa loopare con i link. Ti fa fare loop con i link. Ti fa loopare con i link, e quindi è troppo forte. Poi lo scatti di portali, entra special, graph, lo rimbalzo, ci fai link, lo fai normal, lo rimbalzi, ci fai TK, troppe cose. È bello rivedere i Dark World nel meta. Poi ho giocato due Radiant, perché sono forti per togliere l'extra link di Goki, e contro Brandish puro li blocchi tutte le set, e in generale sono una buona carta, al massimo sono anche target di Halo, perciò ho giocato loro. E poi la Tour, Gesù, se la vedi fai Wombo Combo. Spiega! Porti livello 3 Bro, lo rimbalzi con Grafa, troppe combo, veramente assurdo. Un materiale di per le link, troppe combo. Poi spell, due portali, non tre perché comunque tre possono far beccare, e la puoi searchare di snow quando vuoi, quindi tre non serve. Max change second, fortissimo, fa fare back low, che molto spesso lo vengo contro certi mazzi del cazzo, tipo bowling abyss, mazzi del cazzo. Questo perché non avevo la seconda Max change second. Vabbè, fa super giù lo stesso effetto, esatto. Poi 3 Allure perché comunque questo mazzo bricca se vede troppe carte Darkward in mano, quindi Allure ti serve per sfoltire, ti fa prendere i giri in mano, ti fa pescare le trappole, soprattutto i Floodgates che ti servono tanto, che se parte primo questo mazzo il campo più forte può fare è un Floodgate, quindi ha un draw power assurdo anche grazie a questa draw power assurdo grazie a questa, sbroccatissima. Se ti prendi Ash rip, però è fortissima perché è un pesco 3, le scartare 2 praticamente triggerano, quindi fa triggerai Darkward, quindi è fortissimo in combo con Grafa e Bigfoot o un altro qualsiasi danger. Io l'ho fatto Ash tutte e due le volte. Esatto, ti prendi Ash e pianci. Poi doppio Gozen e Mono Impairment perché non avevo la terza Gozen. Vabbè. Comunque questo mazzo non può giocare in trap perché se le scarta è un problema, quindi deve giocare al massimo i trolli, che questa comunque poteva essere una mono in trap random da fare, non l'ho mai fatta, l'ho fatta una volta su marionetta ma inutile. Sono tutte oscurità i mostri. Preferivo la terza cosa, e poi la skill day, carta molto skillata. Non c'era solo la carta skillata, esatto. L'extra, due di loro, perché comunque ti pompa, ti fa fare OTK, è buona anche semplicemente da calare per riattare uno al cimitero, ti dà recovery. Questo perché boh, era un link 2 buono per OTKare. Nightmare, l'ho giocato tutti. Questo è buono comunque perché ti deve fare OTKare, ti fa fare la norma aggiuntiva con Darkwood, ti fa restare Grafa. Questi sono fortissimi, poi perché le carte da scartare, se scarti i Danger partono, quindi Darkwood no perché devi scarti da solo l'effetto, però Danger partono. Grazie, questa cosa è stata detta mi pare nel 2008 già. Sì. Poi questo perché lo puoi calare, un'altra in altro lavoro, non l'ho mai fatto. Poi Luxis, questi due. Questo è fortissimo contro Goki, questo non l'ho mai fatto, ma vabbè, occasionale. Comunque sono forti. Dark Law, fortissimo, ci ferma. Ultra di Dusa americano. Colpevole. E poi target di Cherry, vabbè, questi due.
E anche Dante. Non si sa, questo... MVP, perché vabbè, insomma, è forte. Abbiamo Monometa B a pescare. Quindi. Sì, sì, assolutamente. Ho perso sempre la B ai regionali, quindi mi sono rotto il cassetto, mi sono messo davanti. Andiamo con la side, va? Poi per la side, Trilla Cherry. Ah, è un Borre Sword extra. Ah, un Borre Sword, va bene. Giocate. Trilla Cherry, non ho mai fatto. Borre Sword, non lo metterò mai qua perché non me la tiene. Fortissima, l'ho fatta su una volta su Cagari, ho vinto, vincerà sola contro Branchpuro, troppo forte. Tripla Evelly, sì. Evelly da meno 5, lì la conferma che è forte. Ma è forte Evelly, sì. Tripla Reboot, l'ho vista tantissimo, ogni tanto mi è toccato scartarla, ma... Non avevo Twin Twister, ma comunque probabilmente giocherei Reboot perché il mazzo devo TK-pare, quindi andando secondo giocherei Reboot, TK easy. Tripla Deflector per True Dragon non l'ho mai preso, inutile da togliere Sky Striker, e queste tre contro Sky Striker e queste due anche contro Penny. Ci mancava un po' di tumore, esatto, perché aggiungere altri Lorgates mi sembrava giusto. Che mazzi ha affrontato a parte Cyber Drago durante la Svizzera? Ho preso tre Alter Gates in Svizzera, di cui uno il signor Mario Arcito, vabbè, da cui ho perso Paschille, ma hai scelto, hai scelto di giocare questo mazzo perché ti piace lupare? Ovviamente era già qualificato, era Lorenzo, già qualificato. Troppo forte. Poi ho preso un pendolo, ho vinto 2-0, 2-1, e un palo Zoic, ho vinto 2-0, e in top 8 ho preso Cyberdrago, scoppiato perché skill drain è troppo forte, e in top 8 ho preso tigre. La villa dopo che... E questa è grande vergogna. Perché ha due volte Bigfoot su 5 carte, probabilità del 4%, ma lui può. Ma è la probabilità giusta. Altrimenti avevo TK. È un calcolo giusto. Villa ci fa un trap su perché avevo questo. No, mi fido. Questo, volevo solo sapere. Mi fido. Mi becca questo. Poi faccio portali, pesco altre carte, ne ripesco un altro, lo rifaccio e lo riprendo. Troppo forte Villa. Villa sta a perdere la finale? No, sta 1-0. Porco Dio. Vabbè, questo tanto non guadagno nei video, quindi sti cazzi. Saluta! Grazie a Lorenzo Massi per la disponibilità. Grazie al Blaze Team. Speriamo di rivederti in top a Utrecht, dove non andrai. E anche alla finale nazionale ci verrà. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao.